Ringrazio il Presidente di questa Regione per averci ragguagliato sullo stato dell'arte delle cose, ma io vorrei riprendere da dove ci eravamo lasciati, ovvero dalla vacuità di una manovra di marketing elettorale targata Bonaccini, pensata e partorita non più di qualche mese fa e che prevedeva l'inserirsi del Partito Democratico in un dibattito che riguardava un tema, quello appunto dell'autonomia regionale, che altrimenti sarebbe stato monopolio solamente della Lega, con l'evidente obiettivo di racimolare qualche punto percentuale di consenso. Fiumi d'inchiostro quindi sono stati versati sulla velocità di questa Regione e questo Presidente nell'arrivare all'impensabile impresa di siglare un'intesa a tempo di record con quello che, oltre a essere Presidente del Consiglio, è anche un esponente del medesimo partito, quindi un'impresa difficilissima. E poco importa se gli uffici hanno dovuto fare le corse ad agosto per raffazzonare alla meno peggio 10 paginette sul tutto e sul niente. E poco importa se in commissione ci siamo spesso trovati di fronte a dirigenti imbarazzati nel dover rispondere a domande troppo puntuali e troppo circostanziate. E poco importa se ancora oggi, dopo 2 mesi di tempo, non ci vengono ancora mostrati i documenti istruttori di approfondimento che presumibilmente dovrebbero sottostare a quel documento generico su cui stiamo andando a chiedere più autonomia. Un documento che mostra tutta la sua imbarazzante pochezza se confrontato a quello presentato dalla Regione Lombardia, che evidentemente è frutto di una concertazione anche con i consiglieri di opposizione, concertazione che in quest'Aula c'è stata solo a livello di facciata. Noi su questo argomento, lo ribadisco, l'ho detto anche l'altra volta, ci volevamo essere, non così però, ci volevamo essere seriamente, volevamo discutere nel merito e non ci è stata data la possibilità. Non è vero che non c'è nessuna differenza politica rispetto all'Emilia-Romagna, rispetto alle altre due regioni, qui il giochino ve lo siete voluti tenere voi, diciamo le cose come stanno. Ma lo ha detto anche lei, Presidente, nel momento in cui parla dei consiglieri regionali come ruolo di testimonianza. Noi questo abbiamo, voi questo ci avete dato, un ruolo di testimonianza, invece noi avremmo voluto discutere prima nelle commissioni di quali punti specifici andare a discutere al governo. E invece, come dicevo, il giochino ve lo siete voluti tenere voi. Noi in questo momento vedremo passivamente il percorso che verrà fatto, i temi che verranno presentati. Quali margini di manovra abbiamo noi? Quali margini di proposta abbiamo? Nessuno. Nessuno, perché lei ha deciso di andare a discutere fondamentalmente cose che avete deciso in giunta e alle quali i consiglieri di questa Regione sono stati tagliati fuori. E questa è una critica non del Movimento 5 Stelle, evidentemente è sentita anche da altre forze politiche. Ci aspettavamo un percorso diverso e francamente ho anche sentito, ho anche letto sui giornali di qualcuno che diceva che il modello Emilia-Romagna era il modello da prendere ad esempio per le altre regioni. Ecco, io francamente spero che non sia così, perché in questa Regione non c'è stato un confronto serio, come io mi aspettavo, con i consiglieri regionali su un tema così importante sul quale noi ci volevamo essere, ma siamo stati tagliati fuori. Questa secondo me non è la serietà che ci si aspetta da un Presidente di una Regione così importante come l'Emilia-Romagna.